Pier Giorgio, Andreas Macerata. Giovanna, nostra amica, ci presenterà Urbisaglia, suo paese. Ciao a tutti, sono Giovanna e oggi vi porterò alla scoperta di questo paesino che si chiama Urbisaglia. Il suo nome però deriva dal latino urbs salvia, perché come vedremo tra poco questa non è soltanto una città medievale, ma è stata una grande città romana. Urbisaglia è un paesino di 2700 abitanti nella fascia collinare della provincia di Macerata. Nonostante sia così piccolo, abbiamo questa meravigliosa rocca così imponente che ci testimonia l'importanza di questo paese, anche in epoca medievale. Infatti il paese di Tolentino, che è qui vicino, voleva sempre prendersi il dominio su Urbisaglia e per questo, una volta che ci riuscì, Tolentino costruì questa grande rocca per tenere sotto controllo appunto gli abitanti di Urbisaglia. In questo prato che vedete qui vengono tantissimi bambini tutti i giorni, non con questo caldo ovviamente, a giocare appunto sotto la rocca, e credo che sia un privilegio enorme per ogni bambino poter giocare sotto questo monumento. Ora siamo nella parte romana della città di Urbisaglia, e cioè nell'antica Urbs Salvia. Questo che vedete è l'anfiteatro romano costruito nel primo secolo d.C. dal grande generale Lucio Flavio Silva Nonio Basso, quello che a Masada, in Palestina, espugnò la fortezza nel 73 d.C. Se prima vi ho raccontato che i bambini ancora giocano sotto la rocca, pensate che cos'era per noi bambini giocare dentro l'anfiteatro e giocare a fare i gladiatori. Ora ovviamente non è più possibile giocare dentro l'anfiteatro, però mi ricordo dei giochi bellissimi, perché nascondersi tra queste entrate dell'anfiteatro romano e giocare a fare i gladiatori penso che sia un sogno di ogni bambino, anche adesso. L'anfiteatro romano è aperto alle visite, quindi venite a visitarlo. Potrete anche visitare il tempio della Dea Salus, le cisterne dell'acquedotto romano, il teatro e ovviamente la rocca. Venite a visitarci anche perché nell'anfiteatro romano ogni estate si tiene una bellissima stagione di teatro classico antico. Quindi perché no? Vi aspettiamo ad Urbisaglia!